Buonasera a tutti. Questo è un messaggio per Silvio Berlusconi, il presidente Berlusconi che in queste ore è in Sicilia a sostenere la sua banda di impresentabili che si candida per battere Giancarlo Cancelleri, ha provato a svuotare le carceri pur di battere Giancarlo Cancelleri. Purtroppo abbiamo dovuto leggere delle menzogne dal suo discorso che ha fatto a Palermo al Teatro Politeama e per questa ragione dobbiamo necessariamente smentirle. Io premetto una cosa, presidente Berlusconi, lei è stato votato da mio padre negli anni perché si aspettava la rivoluzione liberale in Italia, mio padre come suo elettore. Poi non ha messo mano seriamente alla tassa di successione, non ha messo mano alle tasse per le imprese e non ha fatto quello che si doveva fare per quanto riguarda la casa. Ci dice che si deve reintrodurre il vincolo di mandato, ma il suo partito ha fondato lo scillipotismo e soprattutto il suo partito sta imbarcando gente dal gruppo misto e da altri partiti alla Camera dei Deputati, anche i nostri ex parlamentari che sono passati al misto e lei se li è presi. Quindi è inutile che dice che vuole abolire il vincolo di mandato, vuole introdurre il vincolo di mandato se poi i suoi accolgono nel suo partito gente che ha cambiato casacca 2 o 3 volte. Ma poi si è spinto oltre. Lei ha detto che una persona con la testa a posto non voterebbe il Movimento 5 Stelle, quindi lei ha offeso così 10 milioni di italiani, vabbè, ma le sue gaffe, le sue offese purtroppo siamo abituati. Poi andiamo sul ridicolo, e qui c'è un problema di testa a posto secondo me, quando dice che noi vogliamo introdurre o potenziare la tassa di successione, vogliamo introdurre una patrimoniale o vogliamo mettere un'imposta sulla casa. L'imposta sulla casa ce l'ha messa lei sotto il governo Monti e il governo Letta. Noi nel nostro programma del 2013 avevamo l'abolizione dell'IMU. Noi non vogliamo introdurre nessuna patrimoniale, non è nel programma, non so quale programma lei abbia letto, e soprattutto anche per noi la tassa di successione è una tassa illiberale, però a differenza sua non abbiamo avuto 20 anni per governarlo questo paese e per avere l'occasione di abolire le cose ridicole o indegne che stanno massacrando le imprese e i cittadini e di istituirne altre come il reddito di cittadinanza per i cittadini. A differenza sua noi ci stiamo prendendo per la prima volta la responsabilità di governare la Sicilia e poi il paese per andare a fare quelle cose che lei, presidente Berlusconi, e anche il centrosinistra non avete fatto nonostante lo abbiate promesso a tutti. È una questione di credibilità. Mi sento di fare questo appello a tutti i cittadini siciliani. Non possiamo più credere a questa gente che gioca a spaventarvi dicendovi delle balle, delle menzogne, come ha fatto Berlusconi stasera dicendo che noi vogliamo alzare le tasse, vogliamo mettere la patrimoniale, vogliamo mettere la tassa sulla prima casa. Come credo che i siciliani ci sorprenderanno il 5 novembre, non solo andando a votare in massa, ma anche non votando voi e soprattutto non votando Nello Musumeci, che finalmente lei si è degnato di nominare dopo tanti mesi in cui Nello Musumeci non era neanche nei suoi pensieri, nei suoi post e nei suoi video. Arrivederci.